L'inizio del mondo lo potete scoprire alla The Art Company Como in via Borgovico 163. La mostra è un omaggio a Costantin Brancusi, alla sua opera più nota, L'inizio del mondo, appunto. 14 artisti comaschi reinterpretano il tema con fotografie, quadri, sculture e installazioni. Ma ecco come alcuni dei protagonisti ci raccontano l'esposizione. E ricordatevi, l'inizio del mondo ha una fine, che è il 25 settembre. Questo evento vuole ricordare 100 anni dalla prima scultura di Brancusi, l'inizio del mondo. Da un'idea, diciamo, geniale del nostro critico Roberto Borghi, ha pensato bene di invitare 14 artisti, diciamo, nostri nell'arco della nostra città, e a rappresentare questo evento. Sono Carlo Pozzoni e io ho realizzato un'opera che si chiama intitolato all'uomo, perché ho voluto rappresentare, richiamandomi sempre all'opera L'inizio del mondo di Brancusi, che è il titolo di questa collettiva. Ho pensato di usare un oggetto che si consuma, quale l'uomo, che ha un inizio e una fine, con una scadenza, per mettere un po' in discussione il fatto che oramai si consuma tutto in maniera frenetica e magari è un momento per riflettere su queste cose. Per cui mi piaceva l'idea di prendere un uovo, fotografarlo, visto che sono fotografo, e poi dopo renderlo con una cornice barocca, che ci fosse anche questo contrasto tra una cosa semplicissima come l'uovo e invece una cornice barocca, che è una cosa molto ricca. Le 100 baronesse ispirate alla scultura La Baronessa, 100 per omaggiare l'opera di Brancusi, L'inizio del mondo. Volevo che la mia installazione, la chiamo installazione perché mi piace chiamarla installazione, uscisse dal muro, infatti sono 100 piccoli torsetti, 100 piccoli volti di donna, l'uno diverso dall'altro, e che suscitassero un'emozione forte. Spero che riescano a darla questa emozione. Grazie. Bella nota. Ho creato questa mia galassia in omaggio a Brancusi, L'inizio del mondo, perché per me l'inizio del mondo è appunto nato nel nostro spazio, nelle nostre galassie. E non è un quadro statico, nel senso che non è come un dipinto ad olio, ma è un quadro, io li chiamo quadri in movimento, perché è un quadro dipinto, però è come se fosse un filmato, nel senso che dà quella sensazione di movimento, perché prima si scaricano colori più scuri e appaiono colori più chiari, e poi piano piano, quando si scaricano completamente tutti i pigmenti, va in evanescenza. Vi invito a venire a vedere questa mostra perché la ritengo un evento di un certo interesse culturale. Grazie.